Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo episodio di Undertale. Mi ero fermato alla cuccia del nevischio. Ok, andiamo avanti allora, dai. Parliamo con tutti quanti. Bene, proseguiamo per la strada allora. Oh, cavoli. No, ma sì, ma cosa è successo? Fermati. È un papyrus di neve. È un mucchio di neve con la parola Sans scritta sopra col pennarello rosso. Vabbè, sì. Però, quindi non posso cadere. Ma ci picchia. Ah, ma qui... Ah, ecco. Mi sembrava, infatti. Ah, ci picchia. Non sarà facile per niente. Ah, qui si casca di sotto. Anche qui si casca. Sempre nello stesso punto. Ho capito. Va bene. Servirà un po' di astuzia per risolverlo, eh. Ah, l'ho risolto nella maniera che non credo sia corretta, ma tant'è. Quindi ho fatto. Non so se era la maniera che il gioco intendeva, però... Ok, l'ho fatta. Ah, c'era un po' di neve. Quello era importante, no? Ah, ma qui... Allora, aspetta, io devo capire dove andare ora perché non ho la minima idea. C'è un cane. Bau. Grazie. E cuccia piccola. Niente? Ok. Let's go! Sti mucchi di neve sono un po'... No! No, 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 no! Aspetta! Cagnolone. Gioca? Non è abbastanza eccitato. No! C'è odore di succo di cucciolone appena spremuto? Fai un cenno. Ti balza addosso riempiendoti di bava la faccia. Ah, ok. Cerca affetto, accarezza. Ti si raggomitola in grembo mentre lo accarezzi. Sta così comodo che si addormenta. E poi si sveglia. È così eccitato. Boh, ma che fai Bau Bau? Ma sei pazzo? Gioca. La lanci per farla riprendere al cane. La palla di neve si spiaccica per terra. Raccoglie tutta la neve della zona e te la porta. Ora cagnolone è stanco. Appoggia la testa su di te. Ah, va bene. Non posso ancora risparmiare? Accarezza ancora? Ti si butta addosso con tutto il suo peso. I tuoi movimenti rallentano, ma non è ancora finito di accarezzare. Bene. Indicatore di coccole al 40%. Accarezza o gioca? Ok, posso risparmiarlo ora. Non capisco perché. Oh, che bellino! Questo è l'annoying dog, giusto? Ma scusa, ok, se n'è andato. Ora non so se devo andare avanti o se devo andare da Sans che stava sotto, ho visto. Ho fatto un attimino la strada sotto. Ma stanno qui? Ma sotto c'era Sans? Ma dopo torno là sotto allora. Umano, questo è l'ostacolo più difficile di tutti. Osserva, ecco a te il ponte del terrore. Al mio segnale il meccanismo si attiverà. Cannoni spareranno, lance infilzeranno, spade taglieranno. Ogni singola parte oscillerà con violenza, su e giù. Non rimarrà che una piccola chance di sopravvivere. Preparati! Perché? Perché? Sto per azionarlo! Beh, che stai aspettando? Aspettando? Non sto aspettando mai niente. Adesso lo attivo! Beh, non mi sembra molto attivato. Bene! Questo ostacolo! Mi sembra, forse, è troppo facile sconfiggere un umano così. Già, non possiamo utilizzarlo.
Io sono uno scheletro con dei principi. I miei puzzle sono equi. E le mie trappole sono cotte al punto giusto. Gli spaghetti, forse intendeva? Sì, era una trappola gli spaghetti, certo. Ma questo metodo è troppo diretto, privo di classe. Via da qui! Iu. Che cosa guardi? Questa è un'altra vittoria decisiva per Papyrus. Eh? Senti, vado un attimo giù perché sono curioso di vedere cosa c'era da sotto. Mi sembrava di aver... qua c'era Sans prima, quindi era solo un dialogo con Sans. Ok, andiamo di qua. Una grotta! Ah, cosa c'è al suo interno? Ok. È una porta. Grazie. L'ho visto anch'io che è una porta. Non si può ancora andare per il momento. Posso premere questi? No, sono inutili. Forse non è il momento ancora. A fine gioco, chissà. Ok, andiamo avanti. Benvenuti a Nevischio. Oh, che carina. Bene, entriamo allora nel negozio. Hello? Salve, compra? Guanto clamoroso. Più 0 attacco. Ok, ok. Più 4 difesa. Biscotto e cancannella. Ma la bandana da duro per 50 G. Ma prendiamola, dai. Ti posso vendere? Ah, non può vendere, ok? Cavolo, quanto! Attenzione! Saluta, Ela, benvenuto a Nevischio. Era da parecchio che non si vedeva un volto nuovo da queste parti. Da dove vieni? Alla capitale? Non sembri un turista, sei qui senza nessun altro con te? E che si può fare qua? Se vuoi mangiare c'è il Grillby, se vuoi leggere c'è la biblioteca. Se vuoi riposare puoi fare un pisolino alla locanda. È proprio la porta accanto, la gestisce mia sorella. Se ti annoi puoi sederti all'aperto e guardare quegli scheletri. Ok. Sono spuntati fuori dal nulla e si sono stabiliti. Il paese è diventato molto più interessante grazie a loro. Ok, la storia del paese. Molto tempo fa i mostri abitavano nelle rovine, laggiù nella foresta. In poche parole decidemmo di lasciare le rovine e di dirigerci fuori dalle caverne. Lungo la strada alcuni tipi irsuti gradirono questo freddo e si fermarono qua a Nevischio. Noi non credere di poter esplorare le rovine. La porta è chiusa da secoli. Quindi a meno che tu non sia un fantasma o che tu possa rimpicciolirti, scordatelo. Ma noi ci siamo stati alle rovine. A meno che non intendeva le rovine, che era la strada che ho visto prima che con la porta chiusa, quindi... La mia vita è quella di sempre, un po' claustrofobica, però in fondo sappiamo tutti che la libertà è alle porte, no? Ok, andiamo alla locanda allora. Ma c'è un mostricino qui dietro, fammici parlare subito. Ah, ok, è una bambina. Ah. Può dormire e fa recuperare più DPS massimi, ok, interessante. No, esci. Puoi tornare quando desideri, mai, probabilmente. Niente, per riposare ci vuole un sacco di soldi, quindi... I tunnel? Ok. Io voglio parlare con tutti, scusa. Ma lei ha un coniglio come... È un cannellino. I canigli. Ah, ok. Ah, ok. Praticamente loro festeggiano il Natale perché una renna, o meglio, un animale... Con delle corna è stato bullizzato, gli hanno dato dei regali e allora da adesso addobbano gli alberi e ci mettono i regali sotto. Questa bimba, credo, mi ha detto che non sono un adulto perché indosso una maglia a righe. Se dovesse esserci un problema, uno scheletro lo dirà ad una donna pesce? Eeeh, questa è politica. Ah, ma ci sono tutti quanti quelli che abbiamo affrontato finora. Oh mio Dio, cos'è questo? Mio Dio, ma è una bocca gigante. Sì, il cibo degli umani passa attraverso il corpo. È disgustoso, ma non è vero. Ci serve per vivere?
Grimms dice che ti offrirebbe un bicchiere d'acqua, ma non tocca quella roba. Grazie, fanno cose di fiamme. Questi cani fanno parte della milizia di Undyne. Lei è rude, chiassosa e mena chiunque le si pari davanti. Non mi sorprende che tutti i ragazzini vogliano essere come lei quando saranno grandi. Vado a pesca di qualche ragazza oggi. Ehi, marinaio. Perché qualcuno mi ha detto che il mare è pieno di pesci. Beh, lo voglio prendere alla lettera. Voglio letteralmente uscire con un pesce. Gioca a poker contro se stesso e perde. Genio quel cane. Oddio. Va bene, lui è un cane un po' particolare. Questo cane vuole un collare borchiato perché vuole essere portato in giro. Va bene. È un po', sa che ha due sensi quella battuta, comunque. Niente, discorsi abbastanza divertenti alcuni. Oh, salve. Halloween? Beh, il periodo è quello. I discorsi che hanno appena fatto sti due, che sorridono anche se sono tristi perché non c'è motivo di essere tristi nonostante la situazione sia quella e non cambia. E questo qui anche ha parlato di sovraffollamento, di monotonia, di non c'è la luce del sole. Sembra quasi una critica alla società moderna. Devastante. L'insegna un errore, non l'ho notato. Librarby è un tema scolastico sui funerali dei mostri. Tecnicamente parlando, sono una figata pazzesca. Quando i mostri invecchiano, tirano le cuoie e si tramutano in polvere. Ai funerali prendiamo quella polvere e la cospargiamo sulla loro cosa preferita. L'adolescenza vivrà in quella cosa. Ho già raggiunto il limite minimo di pagine? Sono rotto di scrivere, ma... è un testo. Mentre i mostri sono fatti per lo più di magia, gli umani sono fatti per lo più d'acqua. Gli umani, con le loro forme fisiche, sono molto più forti di noi. Ma non conosceranno mai la gioia di esprimere se stessi attraverso la magia. Non riceveranno mai uno schema di mosse con dei proiettili per il loro comprea. No. Ed eccomi qua, a scrivere questo libro. Una persona arriva e prende il libro. Cominciano a leggerlo. Oh, scusa, sto ancora scrivendo quello lì. Ah, ma era lei che narrava! Poiché sono fatti di magia, i corpi dei mostri sono armonizzati alla loro anima. Se un mostro non vuole combattere, le sue difese si indeboliscono. E più crudeli sono le intenzioni dei mostri nemici, più i loro attacchi ci feriscono. Quindi, se un essere umano con un'anima potente colpisce con l'intento di uccidere, meglio se terminiamo qui il capitolo. Storia dei mostri, parte 4. Non più impauriti dagli umani, ce ne siamo andati dalla nostra vecchia città, casa. Casa proprio è il nome della città. Abbiamo affrontato umide paludi e calore bruciante, finché non abbiamo raggiunto quella che ora chiamiamo la nostra capitale, nuova casa. Ancora, il nostro re è veramente pessimo con i nomi? Quanto pare. Amore, speranza, compassione. La gente dice che le anime dei mostri siano fatte con questo, ma la vera natura dell'anima è sconosciuta. E poi, con gli umani, sono la prova che alle loro anime non servono queste cose per esistere. Ma non è vero? Questi qui hanno avuto un grosso problema con gli umani, accipicchia. Quindi in teoria gli scheletri abitano qui e qua alla fine della città. Questa è chiusa dall'interno e con quel igloo si può viaggiare. Ok, ma allora io penso che posso anche concludere qui il video. Tanto non ho fretta di andare avanti. Abbiamo fatto il cagnolone. Abbiamo visitato tutta quanta la città. Cioè io me la sto giocando proprio tranquillamente Undertale. E la verità è che non c'è un modo preciso di giocare un qualsiasi videogioco. Però me la voglio prendere con molta calma, parlare con tutti, esplorare tutto. Nel prossimo episodio andrò avanti, vedrò insomma quello che c'è da fare e sarà così anche per gli altri episodi. Quindi vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.